È una delle edizioni più partecipate e più attese, quella di settembre, per la Fiera dell'Antiquariato che incontra e si sposa con la Giostra del Saracino, una location differente, il Prato di Arezzo che accoglie gli espositori fin sotto la Fortezza Medicea in via Buozzi. Abbiamo intervistato l'assessore Simone Chierici per capire anche quali sono i numeri di questa edizione. Abbiamo proseguito il mese d'agosto che ora siamo in fase di conteggi finali, ma comunque si prospetta con un gran mese e questo trend sta continuando anche in questo weekend di settembre, che è molto impegnativo per la città, ma è anche foriero di molti arrivi, di tante belle cose, perché c'è la fiera, c'è la giostra. Peraltro per ora tutto viene gestito molto bene dai vari uffici, dalla Polizia Municipale, quindi siamo molto contenti. Le presenze in fiera sono sostanzialmente quelle classiche di settembre, quindi un numero più che soddisfacente. Come dicevi prima, ci sono molti turisti, tra i quali anche molti stranieri. Ieri c'è stata la prima fase di sistemazione degli espositori titolari, questa mattina poi anche gli spuntisti si sono aggiunti. Da questo punto di vista ci sono dei numeri da poter dare? Sì, ma sostanzialmente siamo intorno ai 220 espositori, quindi il trend è quello dell'anno precedente. Diciamo che questa è una fiera abbastanza consolidata. Peraltro le operazioni di ingresso sono avvenute tutte in maniera molto ordinata, anzi direi quasi coreografica, perché ieri sono arrivati i primi espositori scortati dal municipale, ordinatissimi, non c'è stato un minimo problema. La spunta stamattina è stata veloce, è andata bene, quindi siamo contenti. L'incognita meteo che poteva minare anche il numero degli espositori che potevano anche decidere di non venire, però ci sono, vediamo, se è clemente sarà un bel weekend per la città.